Nella sostanza si parla di patto di stabilità, ma c'è la possibilità concreta e noi come UNCEM l'abbiamo proposto e sembra che abbiamo incontrato una sorta di attenzione sia da parte dell'assessore delegata al settore forestale, l'onorevole Nunes, che dallo stesso Giancane, il che è una notiziona, dove c'è la possibilità di fare un'anticipazione sulle risorse 2013 dei fondi FAS senza aspettare la firma al Ministero dell'APQ. Sono dei tecnicismi, ma nella sostanza si possono sbloccare da qui a nei prossimi 15 giorni 50 milioni di euro che possono appunto poi essere arrivare nelle casse delle comunità montane e in qualche modo portare un po' di sospiro a questa situazione che è veramente drammatica. Ma è il futuro. Perché nella sostanza le risorse ci sono, ma sono bloccate nelle pastoie regionali. Il futuro delle comunità montane e della forestazione stanno in una legge, la legge regionale che è ferma da mesi, che trasforma le comunità montane in un'unione dei comuni montani e una nuova legge di forestazione produttiva che faccia le cose che si sono discusse qui stasera e che Borghi ha enunciato uno dietro l'altro. Quello è per noi la forestazione, non è assistenzialismo, non è un modo per andare a pietire a livello regionale col cappello in mano, come ricordava Borghi, ma è una forestazione produttiva che può fare appunto, può lavorare sulle risorse energetiche alternative, in questo grande progetto di manutenzione del territorio, può nella sostanza fare una forestazione che fa fare cassa attraverso i lavoratori forestali, i nostri enti, non più le comunità montane ma enti nuovi con una più forte autorevolezza istituzionale che sono le unioni dei comuni montani e che possono svolgere più funzioni associate. L'ultima questione, dal 2014, dal 1 gennaio 2014 tutti i servizi dovranno essere svolti in maniera associata. La regione Campania è l'ultima, è la Cenerentola d'Italia che non ha ancora trasformato sui territori in ambiti ottimali le unioni che devono svolgere questi servizi. Quindi noi chiediamo di sbloccare questa legge regionale, riformare con una nuova legge la forestazione e sbloccare soprattutto da domani le risorse per i forestali. Questa questione tra l'altro la porteremo il 20 in un tavolo importante che ci sarà in Regione Campania e nel frattempo noi abbiamo preparato uno sciopero regionale dove i gonfaloni, i sindaci, i presidenti delle comunità montane a fianco delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori andranno sotto la regione se questi impegni non verranno rispettati.